qualche anno fa, due anni fa ormai, ci aveva spiegato cosa differenzia chi governa da chi fa opposizione, che chi governa fa gli atti e chi non governa fa parole e ordini del giorno. Ora, il punto è che se fossero stati solo 10.000 euro, si poteva intervenire, diciamo, con emendamento, si poteva intervenire con una presa di posizione. È un ordine del giorno, vuol dire che non c'è l'atto, ma c'è una generica impegnativa, che di solito nasce dalle opposizioni che non hanno il potere di distribuire, di poter operare, ma se la fa la maggioranza vuol dire che non ha fatto l'altro tipo di lavoro. E mi tocca difendere, diciamo, il vicepresidente Rossetti quando in maniera un po' colorita ha cercato di sottolineare questo aspetto, che se si trattava di così poche risorse e se si trattava di un'impegnativa su cui si teneva così tanto, più che l'ordine del giorno andava fatto un ragionamento in sede di bilancio, di assestamento di bilancio, visto che stiamo discutendo di questo. Visto che non è che siamo arrivati qua senza emendamenti, senza correttivi anche nell'ultimo minuto. Detto questo, di fronte ad una problematica come quella che si tratta, è doveroso che noi sottolineiamo il fatto che c'è bisogno di un impegno, fatto salvo che noi vorremmo verificare se poi questa cosa si trasformerà in fatti. Ad oggi quello che certifichiamo con l'ordine del giorno è che la Regione non è riuscita o non ha voluto fare quel passaggio in più che era necessario. Se erano 2,5% si potevano mettere, non si può dire è solo 2,5% e poi fare l'ordine del giorno dicendo che va rimesso, perché altrimenti rischi di dare un messaggio, diciamo così, contraddittorio. Per cui, dato che a noi interessa l'impegno politico e noi siamo perché si vada avanti, lo votiamo, ma per senso di responsabilità. Voi non l'avete fatta questa cosa, vi prendete l'impegno di farla. E già che colgo l'occasione per dire una cosa che non ho detto in discussione generale, finalmente in questo assestamento c'è una cosa che voi dovevate fare 6 mesi fa, che erano le mitiche pulizie dei fiumi. Ci avete detto che l'aveste fatte a luglio, poi ad agosto, poi a ottobre. Benissimo. Ma nel frattempo i comuni per qualche mese hanno sofferto. Ora, non vorrei che questa cosa facesse la stessa fine, nel senso che nel bilancio no, nell'assestamento no, poi dopodomani sicuramente qualcosa faremo. Dato che si tratta di un tema così delicato, avrei preferito un emendamento piuttosto che un ordine del giorno. L'ordine del giorno lo votiamo, ma monitoreremo affinché questa cosa venga portata avanti concretamente.